Amici di Android Blog, come avrete capito da quella serie di display curvi incastonati in questa S, siamo allo stand LG per parlarvi di LG G Flex, che nonostante non sia un'anteprima di questa manifestazione, merita lo stesso uno sguardo da vicino, in quanto è un terminale decisamente particolare. La particolarità la conoscete tutti, è il display curvo e un terminale flessibile con una cover autoriparante sul posteriore. Andiamo a vedere proprio questo display in primis, perché in realtà non è un Full HD nonostante la diagonale sia da 6 pollici, ma è un semplice HD. Nonostante questo, anche avvicinandoci molto, i pixel quasi non si vedono. E il display rende bene in verticale, ma rende soprattutto in orizzontale, in quanto la curvatura permette di fruire dei contenuti multimediali. Adesso vediamo se riusciamo a far partire un video in modo decisamente appagante, come potete vedere da questo video. Facciamo nel frattempo che il video gira una carrellata delle caratteristiche tecniche che rispecchiano quelle del G2, a parte la risoluzione del display e la diagonale ovviamente, in quanto abbiamo un processore Snapdragon 800 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di ROM. La batteria invece è un'altra particolarità, perché è curva anch'essa ed è da ben 3500 megapixel. Dietro invece abbiamo la fotocamera da 13 megapixel stabilizzata che troviamo su G2 e una da 2.1 megapixel all'anteriore. Andiamo a vedere anche qua la UI e la versione di Android che monta il dispositivo su About Phone e Software Information. Non è scritta qua, andiamo a vedere se la troviamo. No, ok, status, niente, non ce la fanno vedere. A differenza dagli altri terminali provati in precedenza, non abbiamo nello stesso menu la versione di Android. Non mancheremo di magari mettere un pop-up che vi informi di ciò. E questo G2 è decisamente un terminale innovativo e costoso, ma che attualmente non ci sembra particolarmente inserito nel nostro mercato. Per questa preview dal Mobile World Congress, anche se non è una preview assoluta, vi salutiamo, per Android Blog un saluto da Alessio.